Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi una ricetta per smaltire l'esubero di lievito madre. Grissini al cioccolato. E adesso andiamo a prepararli insieme. In una ciotola versate 300 g di farina 00. Aggiungete 100 g di esubero. Il mio era in frigo da 2 giorni. L'ho tirato fuori, l'ho lasciato a temperatura ambiente un paio d'ore e poi ho impastato. 150 ml di acqua leggermente tiepida. 30 ml d'olio d'oliva. Un cucchiaino di miele. Iniziate ad impastare. Oggi ho impastato a mano, ma voi potete usare tranquillamente la planetaria oppure qualsiasi altro robot. Iniziate prima a sciogliere per bene l'esubero e poi iniziate a raccogliere anche la farina lungo i bordi. Non appena l'impasto si sarà un pochino formato, aggiungete le gocce di cioccolato. Sono all'incirca 125 grammi. E adesso continuate ad impastare a mano. L'impasto è morbido e un pochino appiccicoso, deve essere proprio così. Mi raccomando, non aggiungete altra farina. Coprite con della pellicola o con un canovaccio umido e lasciate riposare a temperatura ambiente per un'ora. Non in forno con la luce accesa, perché altrimenti il calore della lampadina farebbe sciogliere le gocce di cioccolato. Dategli la forma. Metteteli su di una teglia rivestita con della carta forno, spennellateli con del latte e poi una spolverata di zucchero semolato. Lasciateli riposare per circa 40 minuti e poi subito in forno. Forno già caldo, statico, 180 gradi per circa 15 minuti. Ed eccoli qui i nostri grissini al cioccolato appena usciti dal forno. Mi raccomando, provateli. Se avete delle domande, lasciatemele giù nei commenti ed io sarò felice di rispondervi.